Allora, io volevo chiudere questo argomento in quest'ultima ora estraendo da questa presentazione i tre punti. La presentazione è articolata su 10 punti, i tre che mi sembrano più importanti perché mi sembrano più centrali, gli altri sono tutto sommato, come dire, periferici, no? Riguardano gli input e l'output e la gestione delle informazioni, perché sono quelli che sono più legati ai dati, alla conoscenza e quindi poi, se vogliamo ragionare in termini di sistema informativo, al modello concettuale di ciò che viene gestito. Allora, il primo focus, diciamo, dell'attenzione lo mettiamo su questa parola metadati. Io prima vi ho fatto la metafora di una busta, cioè un documento che ha un suo contenuto, ma nel momento in cui lo archivio, lo infilo in una cartella, in una busta, e su questa busta, su questa cartella, scrivo delle informazioni. Beh, questo in gergo tecnico si chiamano metadati. Metadati sono, in base alla definizione, dati sui dati. Cioè, quando parlo di metadati parlo di informazioni che non dicono nulla di per sé, ma sono informazioni relative ad altre informazioni. Il titolo di un documento è un metadato. Il documento è un documento, in quanto documento ha un titolo, ha un autore, ha una data di creazione, eccetera. Sono informazioni che sono relative, si applicano a un documento che a sua volta è un contenuto informativo. Quindi noi cerchiamo di separare quelli che sono il contenuto dai metadati, perché vanno gestiti, li gestiremo in modo completamente diverso. In un documento di testo il titolo c'è, però bisogna saper leggere dov'è, capire dov'è, sarà probabilmente la prima riga, le cose scritte più in grande, non lo so. Se io lo estraggo come sotto forma di metadato, sto esplicitando, ma non stiamo parlando di cose tanto complicate, nel senso che se noi prendiamo un qualunque, dove è finito? Un qualunque file di Word, eccolo qua, e decidiamo, noi non lo sappiamo, ma c'è una finestra di proprietà che mi dà tutte le informazioni a proposito di questo documento, tra cui posso, se voglio, vabbè, lui mi dice il numero di pagine, il numero di parole presenti, questo lo sa lui, però se voglio posso indicare un titolo. Posso indicare dei tag che rappresentino il contenuto, che riassumono il contenuto, posso indicare dei commenti, posso indicare lo stato di avanzamento, che ne so, in bozza, prima versione o quello che è, delle categorie, analogo ai tag, l'argomento, subject, l'azienda per cui è stato prodotto, eccetera, eccetera. Il manager, quindi la persona che deve approvarlo, l'autore, gli autori, posso aggiungerne più di uno, eccetera. Ma da sempre tutti i prodotti di tipo Office permettono, diciamo così, di creare, di associare ad ogni documento una serie di informazioni aggiuntive. Questi sono tipologie di metadati che vengono salvati direttamente dentro il file. Poi possono esserci dei metadati esterni, del tipo qualcuno che riceve il file, lo guarda, lo classifica, lo categorizza, e quindi li salva di fatto nel database in cui questo file viene archiviato. Il fatto che nessuno conosca queste, perché nessuno riempie queste cose? Nessuno le scrive queste informazioni. Mai. Perché lavoro in più? Ma chi se frega? Non vanno viste da nessuna parte. Ce ne accorgiamo solo noi quando poi magari vai a vedere, c'è il ragazzo che ti manda la tesina in Word, in PDF, e vedi nel campo autore c'è il nome di un'altra persona, no? Dice, forse riesco a ricostruire il percorso, ma a volte anche escono sui giornali queste cose, no? Soprattutto in periodi di campagne elettorali, dice, ah, il documento dal dettaglio fatto da quel tizio, da quel partito, da quella persona, andiamo a vedere i metadati del documento e si scopre chi l'ha scritto in realtà, chi è stato il ghostwriter che gliel'ha scritto, il consulente che gliel'ha scritto, quando è stato fatto, eccetera, eccetera. Quindi ogni documento si porta dietro queste informazioni.
talmente, diciamo così, non note al grande pubblico, per cui la gente si fa anche poi delle figuracce di questo genere, che sarebbero preziose se io dovessi prendere questi documenti, archiviarli, ricercarli, eccetera. Pensate di cercare tutti i documenti, di avere i documenti di un'azienda, di cercare tutti i documenti di un certo autore in un certo periodo di tempo, che abbiano certi tipi di tag. C'è già tutto. Questo è un problema. Il problema è un problema di in parte di usabilità, nel senso che non c'è facilità, non vengono presentate in primo piano queste informazioni. Cioè, immaginate se quando voi salvaste un file, anziché chiedere il nome del file, vi chiedesse il titolo. Allora lo inserireste. Noi siamo ancora legati. Alcuni sistemi di documenti online lavorano già in questo modo. No? Cioè, se voi aprite un documento, che ne so, su Google Drive, quando lo salvate vi chiede il titolo del documento e non necessariamente il nome del file, perché lì di fatto non esistono file. Però è una tradizione che è difficile da fare, ma poi gli altri metadati, ma i metadati sono di vari tipi, alcuni che sono quelli più difficili da ottenere sono quelli che qui vengono chiamati descrittivi, a volte si chiamano content based, cioè metadati che parlano del contenuto, che rispondono alla domanda, sì, ma di che cosa parla sta roba? A proposito di che cosa? Che in qualche modo sarebbero, ti darebbero, che sarebbero le categorie, i tags, se vogliamo, le parole chiave, un sommario, qualcosa che in un flash ti possa dare un'idea di quello che è il contenuto reale del documento, senza o prima di accedere al vero contenuto del documento. Poi ci sono i metadati di tipo strutturale, quelli che io mi piace chiamare anagrafici, la data di creazione, il numero di pagine, il nome del file, la cartella in cui è stato salvato, il numero di ore o minuti per cui questo file è stato aperto, quindi perché è stato modificato, da quante persone diverse, quante volte è stato salvato, eccetera, eccetera. Informazioni, diciamo, tecniche, relativamente facili da ottenere, perché è il programma che le gestisce in automatico. No, se voi aprite un file Word, c'è un campo che dice per quanti minuti è stato aperto quel file in modalità di editing, e non conta lasciarlo aperto tutta la notte, perché non contano i minuti, no? Poi ovviamente è un campo che si può taroccare, perché il Word lo calcola uno, ma è un'informazione dentro il file che chiunque può modificare. E poi ci sono i metadati di tipo amministrativi, cioè chi è il proprietario del file su sistemi multiutente, chi l'ha approvato, chi lo deve amministrare, chi ha il diritto di cancellarlo, chi ha il diritto di vederlo, eccetera, eccetera. Quindi tutte informazioni che riguardano i controlli d'accesso al contenuto stesso. E anche questi sono relativamente facili, perché molto spesso derivano dal ruolo degli attori che hanno caricato, creato, modificato il file, e quindi possono avere o non avere visibilità, sono dei permessi che sono definiti a livello amministrativo. Quelli descrittivi sono quelli più complicati. Più complicati perché inserire queste informazioni, anche se sul piano filosofico possiamo concordare sul fatto che sarebbe molto utile che ogni file avesse queste informazioni, è lavoro in più. È lavoro in più non immediatamente percepibile. Poi ciascuno ha un suo metodo di lavoro, però nel momento in cui io lavoro su un documento, no? Proviamo a metterci nei panni, sto scrivendo un documento, finito di scriverlo, lo salvo. Devo scegliere, due metadati li scelgo di sicuro, che sono il nome del file e la cartella in cui lo salvo. Questo sono obbligato. Allora, il nome del file è obbligatorio, se no non lo salvo proprio, a meno di non avere file tutti che si chiamano documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5, che sono nomi di file perfettamente validi, ma che spero di non incontrare mai nessuno che consideri una buona norma chiamare i file in questo modo. Perché perdi informazione, cioè di fatto se chiami in tutti i nomi di file documento 1, 2, 3, 4, 5, non sai più che cosa ci sono, non c'è più nessun indizio, finché non apri il file per andare a capo, quindi diventa difficile, no? Riconoscerlo. Ecco perché avere tante buste con su scritto busta 1, busta 2, busta 3, busta 4, senza dire cosa c'è scritto dentro.
Così come spero di non trovare nessuno che sbatta tutti i file che ha sul desktop oppure nella cartella documenti, tutti così messi insieme. Probabilmente, noi qua siamo di ingegneria, quindi un pochino, o ce l'avevamo già o ce l'hanno fatta quadrata la testa, quindi ciascuno di noi ha un sistema di classificazione, seppur non formale. Però c'è una cartella, magari divisi per materia, documenti diciamo, di studio, divisi per anno, divisi come volete, no? Ognuno avrà un... che è poi un criterio che seguiamo magari al 95% o al 50%, dipende, a volte sei di fretta, sbatti un file lì e poi te lo dimentichi, perché quando tu dici dopo, dopo poi lo sistema, sai già che non lo farai mai, perché è troppo... Non costa niente lasciare una cosa in disordine su un hard disk che è pieno di spazio. E quindi già l'organizzazione minima dei metadati, cioè il nome e la cartella, in qualche modo ci costano. Ci costano anche dal punto di vista cognitivo, perché a volte ci sono delle cose che sono a cavallo. No, informazioni che sono a cavallo di se tu cosa lo divido, per progetto o per persona? Lo divido per, che so, per materia o per anno, e se quella materia te la porti sull'anno dopo doveva finire. Quindi ci sono delle situazioni in cui non è univoco, no? Dove lo metto o come lo classifico, e questo crea ancora maggiore difficoltà sui sistemi di classificazione semplici, basilari, minimi. Pensiamo sui sistemi più complessi. Quindi in qualche modo se uno... Vabbè, questo dal punto di vista personale. Dal punto di vista aziendale uno potrebbe dire, vabbè, prendo una segretaria e la metto a classificare i documenti. Per cui tutti i documenti, la gente carica così come viene, questa qua si mette lì con tanta pazienza, mette il titolo, mette... Ammesso di trovare la persona che capisca di tutto, perché vuol dire che poi alla fine convergono documenti di varie nature, di varie tipologie, però cioè, un lavoro diciamo così, non particolarmente... invidiabile in questo senso, no? Il classificatore umano. E poi dipende ovviamente dallo skill, dalla conoscenza che ha quella persona della materia. Cioè, sarebbe sempre bello che l'autore, che è l'unico che sa davvero, fornisse questa informazione, ma non è sempre possibile, non è quasi mai possibile. Se voi caricate qualche cosa, giriamo. Vediamolo al contrario, se voi caricate qualcosa su un social network, aggiungete dei tag, tutti i social network lo permettono, no? con gli hash su Twitter, su Facebook, i vari tag su Flickr, eccetera. Se lo fate, perché lo fate? E credo che chi lo fa per due motivi. Per poter ritrovare in un secondo momento le proprie cose, sulla base di criteri che siano aggiuntivi rispetto a quello che il semplice caricamento del file, della news, del post ti dà, che è cronologico di solito, e quello di essere trovati. Cioè voglio che la cosa abbia visibilità, allora ci metto l'hashtag che oggi è di moda, quindi essendo di moda ce ne sono 12 milioni, e allora proprio il mio vedranno. Ma vabbè, a parte questo ragionamento un po' strano, no? Però voglio contribuire a un certo filone. Sono entrambi motivazioni di tipo egoistico, lo faccio per me, non lo faccio perché poi il motore di ricerca di Facebook funziona meglio, ma chi se frega, non è mica il mio lavoro, dargli l'informazione in modo che gli altri possano lavorare meglio. Chi mette a posto tutti i tag dei siti web, i metadati nell'HTML, in modo che Google lo indicizzi meglio, ma perché? Ma per rendere la vita più facile a Google o per fare in modo che le proprie pagine siano più in alto nei risultati della ricerca siano visibili maggiormente. Per cui bisogna riuscire in qualche modo, cioè nel senso che ci sono dei contesti in cui l'utente che fornisce un'informazione ha interesse diretto personale a classificare meglio quell'informazione, o perché così serve a lui domani, o perché gli dà visibilità in qualche tipo. Allora lì si riesce a catturare un pochino di informazioni in più, lavorando su queste dinamiche qua. Se invece ti dicono fallo perché devi farlo, o non lo fai se puoi sgamarla, oppure lo fai male perché non ci vedi del valore aggiunto. È inutile che ti spieghino, sì, ma perché così l'index del motore di ricerca lavora meglio, ma io non lo conosco neanche, io so che alle 4 devo uscire, questo è il... No? Quindi bisogna essere poi anche molto pratici nelle cose, no? Costruire sistemi informativi molto belli, ma che poi si basano su alcuni...
metadati devono dipendere dalla presenza e dalla qualità di questi metadati. Mi viene in mente un aneddoto che un giorno avevo parlato con delle persone che lavorano qua al Politecnico e volevano fare un po' di... Uno dei problemi del Politecnico è che quando le aziende hanno bisogno di consulenti, informazioni, capire se al Politecnico c'è qualcuno che sa certi argomenti, la prima cosa che fa approccia l'ufficio contratti, gli uffici amministrativi, perché non è che possono telefonare a caso al primo docente che capita. Di solito telefono all'unico che conosco, magari conoscono qualcuno dentro, ma normalmente uno che non sappia nulla c'è il riferimento ufficiale. Dopodiché l'ufficio contratti dove c'è personale amministrativo, e se uno dice che io avrei bisogno di sapere se qua c'è un docente che si occupa della viscosità dei metalli ad alta temperatura, detto un supercazzola qualsiasi che non so se non vuol dire niente, chi c'è qualcuno e chi? Chi devo contattare? Allora, a volte il personale amministrativo è in grado di capire più o meno a che dipartimento rivolgersi, a volte neanche. No, ma è normale, mica... Allora hanno un problema reale, quello di riuscire a fare una sorta di inventory, no? Delle competenze, un quadro delle competenze. Ci hanno provato tante volte, ci hanno provato con i questionari, cioè compilatemi questo foglio, ditemi cosa sapete fare, mettete delle parole chiave, eccetera. Voi immaginate che la voglia che uno ha di compilare queste informazioni, sapendo che forse tra 6 anni qualcuno arriverà a chiedere di te, e il costo di aggiornamento, cioè sta cosa qua o lo aggiorni ogni 6 mesi, se no non va niente. Allora ci hanno provato con le interviste, hanno mandato delle persone che hanno fatto il giro, bussato le varie porte, sente, possiamo fare una chiacchierata mezz'ora, mi racconta che cosa fa, io prendo appunti. Di nuovo costo enorme, e poi non credo che abbiano mai sortito nulla di strutturato, perché sulla base di questo poi cosa fai? Poi parleremo di classificazione la settimana prossima, forse, e su come poi incarrellarle queste informazioni. L'ultima pensata bellissima è stata, ma ad esempio sul database delle pubblicazioni, sapete che c'è il sito porto.polito.it su cui ci sono tutte le pubblicazioni del Politecnico, e beh, chi carica una pubblicazione c'è un campo per mettere le parole chiave, usiamo quelle. Allora, se volete farvi 4 risate, andate a vedere le parole chiave che sono scritte sugli articoli, che sono stati indicati dagli autori stessi. Molti non ce l'hanno, non sono state caricate, alcuni hanno delle parole estremamente generiche, che so, engineering, technology, che vuol dire, altri invece hanno delle parole chiave fatte da 8 parole, cioè di fatto sono il titolo dell'articolo, no? Non aiuta il fatto che l'interfaccia per inserirle è abbastanza macchinosa, è basata su quello Google che vi ho fatto vedere l'altra volta, per cui non è neanche facile per chi non è del mestiere capire se deve inserire 4 parole chiave, se deve inserire una per una oppure tutte insieme nello stesso campo di testo, per cui vengono fuori parole chiave composte da 7-8 parole che in realtà dovrebbero essere diverse. Per cui è un campo che c'è, molti magari lo riempiono, però la qualità e la completezza di questa informazione è molto scarsa. In base alla legge del garbage in, garbage out, se tu volessi fare qualche cosa in automatico, che parte, cioè di classificazione automatica, che parte da quelle informazioni lì, da quei metadati lì, verrebbe fuori probabilmente una cosa estremamente indecente. Quindi è un problema serio, nel senso che non ha soluzione. Non ha oggi soluzione, ma si fa così. Si sta cercando il più possibile di, qui si dice, fare in modo che le macchine, in qualche modo, analizzando il contenuto del documento, siano in grado di aggiungere da soli dei metadati. Si può, non si può, ma forse in alcuni contesti specifici si può, ma in generale non lo so. Vabbè, ci sono dei tool, ci sono le aziende che ci lavorano, ma non lavorano né in modo automatico né in modo del tutto, diciamo così, affidabile. Poi vi faccio vedere un esempio tra un secondo. Secondo punto su cui volevo tirare l'attenzione era il tema della classificazione, a cui appunto dedicheremo più tempo più avanti, perché più ne parlo, più lo tocco tangenzialmente, più mi rendo conto che è utile farlo, che è il problema della classificazione, cioè creare dei gruppi di informazioni
in qualche modo correlate. Qui c'è una definizione, proviamo a leggere, la classificazione di una risorsa è l'identificazione sistematica e l'organizzazione delle attività di business o dei record, quindi delle singole informazioni, in categorie, in funzione di, a seconda di convenzioni strutturate in modo logico, metodi e regole procedurali che siano presenti in un sistema di classificazione. È un po' tautologica questa definizione qua, no? Perché dice che la classificazione è la tecnica di associare delle categorie sulla base di un sistema di classificazione. Ma di fatto le troviamo ovunque questi sistemi di classificazione. Voi andate a prendere YouTube, quando caricate un video vi chiede di indicare in quale categoria va a finire quel video. Su YouTube ci saranno 10 categorie, non sono pochissime, sono molto molto ampie, no? E tu dai un minimo di indicazione se quello è un video di gatti oppure un video educational, di technology, di news, di sport o di movies o cose di questo genere, le macro categorie. In un sistema aziendale uno dovrebbe essere più preciso con la classificazione delle informazioni. E anche qua ci sono dei sistemi di classificazione, c'è tutta una letteratura che arriva dal campo bibliotecario anche qua, su come costruire, come organizzare dei sistemi di classificazione. Questo è un pochino più facile che non fornire dei metadati, perché di fatto per dare una classificazione a un documento basta scegliere un campo tra un elenco già definito. Poi nel lato pratico non è così facile definire quali sono queste classificazioni. Se voi, che ne so, aprite un'azienda, aprite una partita IVA, sapete che ad esempio ci sono i famosi codici Ateco, no? Che sono l'elenco di tutte le attività produttive riconosciute. Però vi accorgete che ci sono un livello di dettaglio molto fine su alcuni tipi di attività, mentre sulle attività magari più nuove, più innovative, non c'è niente, o dovete selezionare una categoria che invece è molto, diciamo così, più vasta o più ampia o solo parzialmente attinente a quello che fate. Questo è un problema doppio per chi inserisce questa informazione, che non trova quello che fa, che è adatto a lui, perché il sistema di classificazione anche lui dovrebbe evolvere. E anche per chi cerca risorse. Ah, voglio cercare un fornitore che... Andiamo a cercarlo tra il database delle aziende, però dove lo cerco che non c'è la casellina del fornitore giusto che serve a me? Che vogliamo, è un problema più ampio rispetto a quello che dicevo prima della anagrafe della ricerca interna del Politecnico, no? Vabbè, ma di questo, come dicevo, ne parliamo con più calma. Perché queste due cose, queste due componenti, la classificazione e i metadati, sono il cuore del motivo vero per cui usiamo i sistemi di gestione documentale. Cioè la possibilità di trovare, cercare e recuperare informazione precedente. Se so già dov'è, tutto sommato mi serve a poco. Sì, è più comodo averla online e non devo alzarmi e andare fino allo scaffale, ma se fosse chiaro sapere esattamente dov'è il documento, non avrei così bisogno di un sistema informativo. Il sistema informativo mi serve perché posso recuperare documenti usando funzioni avanzate, tipo quelle di ricerca, trovare documenti che parlano di un certo argomento, quindi all'interno delle parole, delle frasi ci siano certe parole, trovare documenti correlati tra di loro, magari fatti da una persona diversa, ma qualcuno ha mai fatto questo? Oppure io ho caricato un documento e lui mi dice guarda che ci sono questi tre simili al tuo, cose di questo genere che danno effettivamente valore all'informazione. E questo si basa ovviamente su motore di ricerca e di recupero dell'informazione. Il recupero può avvenire attraverso metodi molto semplici, tipo la navigazione a vista, no? Il browsing. Vedo le categorie, apro le categorie, vedo le sottocategorie, a un certo punto vedo i documenti che sono sotto le categorie. Quindi il sistema di classificazione per categorie mi può aiutare a darmi ad esempio una navigazione di questo genere, gerarchica. In cui se io sono, cioè se il sistema di categorie, queste non sono cartelle di un file, sono disegnate in modo simile, ma sono contenitori virtuali di tutti i documenti che sono stati classificati secondo certe categorie. E poi a destra magari ci sono i documenti specifici.
Oppure Google ci ha abituato a inserisci un testo e ti trovo i documenti più rilevanti che contengono quel contenuto, no? Quindi tipicamente una ricerca testuale che lavora sul contenuto. Attenzione alla differenza, questa ricerca per navigazione, browsing, funziona solo sui metadati, lavora solo con i metadati, gli basta conoscere la classificazione, il nome del file, il tag, eccetera. Questa ricerca a testo, libero, lavora invece sul contenuto del file. Allora, se il file è un pezzo di carta scannerizzato, non è detto che il sito a mano, il contenuto non è disponibile, quella è un'immagine che nessun software riuscirà mai a decodificare. Se il file è una fotografia delle vostre vacanze, a meno che voi non abbiate taggato a mano vacanze, oppure l'avete messo in una cartella che si chiama vacanze, nei metadati ci sarà scritto solamente la data, lo scatto, l'otturatore, la luminosità, ma non se quelle sono vacanze oppure un viaggio di altro tipo. E quindi quell'informazione non è disponibile. No. Quindi questa funziona solamente su documenti, su tipologie di documenti che siano il cui testo contenuto sia facilmente disponibile o facilmente estraibile. Quindi PDF, DOC, PowerPoint e basta essenzialmente. HTML, eccetera. Tutto questo funziona sulla base di un processo in due fasi. Una prima fase che è durante la cattura del documento, in cui il documento viene, come si dice, indicizzato. Cioè attraverso un software, in funzione del tipo di documento, il testo del documento viene letto da un algoritmo e si vengono memorizzate all'interno di opportune tabelle, diciamo così, database, poi non sono database relazionali perché sarebbero troppo lenti. Per ogni documento viene rappresentato in certo senso una radiografia data dalle parole che contiene e dalla loro frequenza. Sì, questo documento contiene 17 volte la parola gatto, contiene 27 volte la parola cane, poi magari sono vicine, sono lontane, contiene degli spezzoni di frase, si estraggono delle informazioni statistiche dal documento e si salvano in un indice. Questo avviene quando il documento viene acquisito. Questo indice contiene le informazioni di tutti i documenti che siano mai stati acquisiti e quando attivo la ricerca, la prima cosa che faccio è andare a consultare l'indice. E chiedo, senti, ma quali sono i documenti che contengono questa parola? E quelli che contengono anche questa parola? E magari che le contengono vicine? Allora, posso selezionare l'elenco dei documenti in fase di ricerca senza mai leggere i documenti stessi, perché li ho letti una volta sola e mi sono salvato le informazioni che mi serviranno poi nella fase di ricerca. Questo sia su piccola scala che su larga scala. In un sistema di gestione documentale c'è un momento in cui il documento entra nel sistema e in quel momento viene indicizzato. In un sistema aperto su larga scala, internet per dire, non so quando domani lui metterà una nuova pagina web sul suo sito o scriverà un nuovo blog, un nuovo post sul suo blog. E allora i motori di ricerca passano buona parte del loro tempo continuamente andando a spennellare tutti i vari siti per andare a vedere se c'è qualcosa di nuovo in tutte le pagine di tutti i siti del mondo. Quindi se voi aprite un sito, periodicamente, a seconda di quanto sia aggiornato, quanto sia importante, famoso il vostro sito, periodicamente vedete Google che si contatta dal vostro sito, legge l'home page, se sono state delle modifiche, e legge le pagine interne, e una volta ogni qualche settimana vedete che Google torna a visitarvi per vedere se è cambiato qualcosa. Sempre. 24 o 48 ore su 24, in continuazione. Perché non ho nulla che mi dica quando c'è disponibile un nuovo contenuto, se invece è un sistema gestito sì. Dopodiché la ricerca, dicevo, lavora solamente sugli indici, quindi quando voi scrivete una query Google non va a leggere le pagine, sa già quello che gli interessava sapere delle pagine che ha visto e a quel punto viene presentata, diciamo così, l'elenco dei risultati della ricerca, cioè l'elenco dei link alle pagine effettive che sulla base delle informazioni contenute nell'indice, sempre che non sia cambiata dal contenuto nel frattempo, perché a volte è così, vedete una cosa, cliccate sopra, su quella pagina c'è tutt'altro perché è stata aggiornata, ma nel frattempo il crawler di Google non è più passato di lì. Ma sempre che la cosa non sia cambiata nel frattempo, nei sistemi gestiti non lo è, sono documenti che probabilmente sono rilevanti, perlomeno nell'indice contenevano le stesse parole che voi avete inserito nella maschera di ricerca. Quindi un processo in due momenti abbastanza pesante, dipende molto dall'intelligenza del motore di indexing, motore di search e
della complessità con cui viene creato questo indice. Questi erano i tre punti che ci tenevo a approfondire un attimo. Poi volevo farvi vedere due esempi così, spot, visto che può essere utile, di sistemi documentali, no, uno più semplice e uno più complesso. Sempre cose che siano facili da provare. Ad esempio, voi siete, conoscete questo sito, ovviamente, tra cui tra l'altro io ho appena aggiornato, prima dell'intervallo, ho aggiunto qua un link, mappa funzionale del sistema ICM, che era quel disegno, no, grande che abbiamo, dell'autostradale che abbiamo visto nell'ora precedente. Allora, questo sito è gestito da un sistema di content management, CMS. In particolare questo si chiama, non l'abbiamo neanche scritto, brava gente, siamo, si basa su un prodotto che si chiama Joomla, che è uno dei 3, 4, 5 sistemi di content management, CMS, che sono pensati per pubblicare informazioni su web. C'è Joomla, c'è WordPress, c'è Drupal e poco altro, che i più famosi sono questi 3 o 4. Come funziona? Che funzioni ha? Voi vedete un sito con cui potete navigare, cliccare sui link, vedere le pagine, eccetera. Come sempre, la parte che vede l'utente è la punta dell'iceberg rispetto all'intero sistema informativo, perché il grosso è tutta la parte di amministrazione. Quindi il CMS ha due facce, una verso gli utenti che possono solamente vedere le informazioni e l'altra verso gli amministratori, gli editor, i creatori di contenuti che possono organizzare il contenuto del sito. E quindi quando io devo aggiungere delle slide o quando devo aggiungere o modificare i contenuti, aggiungere delle slide, eccetera, mi collego a questa piattaforma. Questo è il pannello di controllo di Joomla, tra l'altro una versione anche un po' vecchiotta, e dove si vede ad esempio quali sono le funzioni principali. Le funzioni principali sono qui, vediamolo anche, no, dal punto di vista dell'interfaccia utente. Questo è una sorta di pannello di controllo dove ci sono le funzioni principali, poi ci sono dei menu che mi danno anche in realtà maggiori scelte, maggiori dettagli, funzioni meno. Add new article, aggiungo un nuovo articolo, quindi una nuova pagina di fatto. Aggiungere un articolo significa inserire il titolo e poi di fatto scrivere il contenuto. E qui ho un piccolo editor che, vedete, è simile a quello che posso fare con Word, ai corsivi, grassetti, font, eccetera, che mi permettono di scrivere e impostare la formattazione di ciò che scrivo. Questo è il contenuto. Al contenuto posso e devo definire dei metadati. Ad esempio, qui c'è una Joomla ragiona su una classificazione a due livelli: il primo livello lo chiama sezione, il secondo livello lo chiama categoria. Quindi ad esempio all'interno della sezione teaching ho le categorie primo livello, secondo livello, eccetera, seconda se creo la pagina di un corso o di un altro. In funzione di questa categoria lui nel front end lo andrà a piazzare dentro un menu oppure dentro un altro menu, dentro una voce di un menu o dell'altra sul sito. Così come ho le altre metadati di tipo anagrafico, strutturale. Quindi l'autore che l'ho creato io perché sono entrato col mio login, se il documento è pubblico oppure no, la data di creazione, la data di pubblicazione. Io potrei creare un documento oggi ma fare in modo che venga pubblicato solo tra una settimana, ma me lo preparo prima. La data di fine pubblicazione, voglio che scada dopo un mese. Posso avere altre informazioni, tipo una descrizione lunga, parole chiave, l'autore che vogliamo che sia codificato, e beh, tutta una serie poi di parametrini. Ogni sistema CMS avrà le sue cose, no? Posso creare un nuovo articolo, posso modificare un articolo esistente, ad esempio prendiamo il nostro. La stessa interfaccia mi carica il contenuto attuale del corso, della pagina, si vede in modo leggermente diverso perché i font sono diversi, la larghezza della pagina è diversa, ma il contenuto è quello. Quindi quando voglio aggiungere un contenuto vado
Ad esempio, se voglio aggiungere un link, che so questo, seleziono il testo, aggiungo un link e lui mi permette di indicare dove va, dove punterà questo link e eventualmente avere delle cartelle all'interno delle quali io posso salvare i vari contenuti, fare l'upload di file, quindi carico un file sul server e poi gli creo un link in modo che è quello che faccio quando vi metto, diciamo, le luci di PDF sopra. Quindi gestisce essenzialmente questi processi, principalmente aggiunta e modifica di articoli. Poi il pannello di controllo ha altre funzioni, quindi aggiungi articolo, article manager, c'è una pagina diversa dalle altre che è la home page, che di solito ha un layout diverso e quindi ha sezione, categorie, è il menu in cui si possono definire quali sono le sezioni di primo livello e quelle di secondo livello e così via. Quindi definisco sia i contenuti, 1, 2, 3, creo e modifico contenuti, sia il sistema di classificazione, sezioni e categorie, media manager è un'area in cui posso salvare i file, fare l'upload di file, immagini, eccetera, che posso anche fare direttamente dentro l'articolo come abbiamo visto prima, menu manager definisce i menu, in questo caso questi menu qua di sinistra, posso aggiungere una voce, modificare una voce, decidere quando l'utente clicca su una voce a che pagina andrà all'interno di questa parte. Quindi è un prodotto, nel language manager serve se il sito è disponibile, forse disponibile in più lingue, quindi impostare queste cose, gli utenti che hanno accesso al sistema. Poi vabbè, ci sono tutta una serie di plugin, componenti aggiuntivi che permettono di avere degli effetti. Chi gestisci un prodotto editoriale? Questo prodotto ha una gestione del workflow nulla. Cioè se io cancello per sbaglio il contenuto del corso, è perso, finito, è andato. Se mentre aggiungo qualcosa per sbaglio mi scappa il tasto, il gatto mi cammina sulla tastiera, cancella un pezzo di pagina, io non ho la versione precedente da recuperare. No? È di fatto un editing direttamente della versione online. Se io dovessi pubblicare un giornale non userei mai uno strumento di questo genere, perché ho bisogno di un processo in cui comincio a scrivere, pubblico, correggo, qualcun altro lo vede, lo approva e poi dopo va in stampa. Quindi ho bisogno di gestire un processo, guarda che questo prodotto molto semplice non fa, altri fanno. Ci sono poi sul lato opposto dello spettro prodotti più complessi, io qui sto sempre parlando sia per abitudine sia perché si conoscono di più, sia perché sono facili anche da voi per trovare, prodotti di tipo open source, no? Gratuiti. Allora, un prodotto molto famoso per la gestione di documenti, quindi mentre Joomla era più un CMS, Content Management System, unico obiettivo pubblicare pagine web. Beh, poi non vi vado a vedere tutte le parti che definiscono i template, la parte grafica, l'aspetto, ma ci interessa meno. Invece quest'altro prodotto che si chiama Alfresco, tutto attaccato, non Alfresco, ma Alfresco, è un esempio, uno dei più famosi, sistemi di document management system, gestione dei documenti. Quindi ti gestiscono un repository condiviso di documenti. No, quindi è una funzione un pochino più aziendale, non è un front-end web su cui si possono pubblicare. Tu ti colleghi e gestisci i documenti. Ad esempio, puoi andare nella home, mi sono creato un account gratis, c'è anche qua la versione che loro chiamano la versione cloud, in cui ti puoi collegare e puoi registrarti, ma principalmente è una versione scaricabile che dovresti scaricarti e installare sui tuoi server. In realtà Alfresco è molto più di questo, nel senso che è soprattutto una libreria di componenti e di funzioni che poi puoi personalizzare e integrare con i tuoi processi. Cioè la versione standard fa delle cose, sì, molto di base, ma poi lì dentro chiunque lo usa di solito lo va a personalizzare, aggiungere funzioni, eccetera, eccetera. Ad esempio so che c'è stato un grosso progetto che è durato qualche anno al CSI Piemonte per fare una versione di Alfresco adatta ai comuni della regione, essenzialmente, come sistema di gestione dei documenti condivisi tra i vari municipi e comuni della regione. E come funziona? Beh, io posso provare a prendere
ho degli utenti, gli utenti collaborano su delle aree che vengono chiamate siti, e ogni sito ha un insieme di documenti. Io ad esempio ho creato un sito prova praticamente vuoto, per raccontarvelo, ho creato un sito prova che contiene solo me come utente, e vedete che all'interno del sito posso gestire dei contenuti. Io qui ho caricato ad esempio queste slide, se voglio posso caricare un nuovo documento, carica un documento e lo posso selezionare da qui, lo posso fare, la cosa più comoda è fare un po' di drag and drop, aspetta che si riesco a chiudere, quindi prendere, che ne so, da, ecco, quella roadmap là di prima la posso prendere e caricare. No, aspetta, upload. Vabbè. Adesso questo qui. Carico un documento e viene salvato, in questo caso una cartella unica che si chiama document. Lui fa vedere come andate prima. E nel momento in cui l'ho caricato, lui ha il CMS, in questo momento l'ho caricato solo in questa cartella, avrei potuto creare altre cartelle e quindi strutturare un po' meglio l'informazione. Però lui ha subito estratto una serie di metadati. Ad esempio questo file, che è quello della presentazione di prima, del PowerPoint, 1.0 è il numero di versione, qua sopra. Per cui se volessi, se modificassi il file e volessi caricarlo, io ne posso caricare di nuovo e comparirà la versione 2.0. Ad esempio, io posso, ho proprio un'azione esplicita upload new version. Cioè non carico un altro file con lo stesso nome, vado sul file precedente e dico guarda c'è una nuova versione, adesso voglio caricarla. E ti dico se è una versione modificata poco, e quindi do il numero 1.1, oppure l'ho modificata tanto, 2.0, e scrivo anche perché l'ho modificata, in modo da tenere traccia storica delle versioni. Le versioni saranno sempre tutte disponibili, verrà mostrata normalmente l'ultima, ma puoi sempre accedere a quelle precedenti. Poi ci sono dei metadati. Questa introduzione al corso l'avevo saltato fuori. Cioè, questo è il nome del file, e va bene, che tra l'altro posso modificare se voglio per dargli un titolo un pochino più sensato. E poi, tra parentesi, questa introduzione al corso. Cos'è? È andato a prendere una proprietà title del documento PowerPoint che non c'entrava niente col contenuto vero. Ciò che è successo al 99% è che devo aver creato delle slide con cui avevo indicato proprio come titolo introduzione al corso, messo forse il template e tutto, poi facendo copia e incolla da un PowerPoint all'altro, e quel titolo lì si è sempre portato dentro, perché si è sempre portato avanti, e è sempre rimasto lo stesso in un file che non c'entra più niente, no? E però il sistema impietosamente, il sistema di Document Management System ha visto dei metadati presenti dentro il file PowerPoint e li ha usati, ha detto che bello, questo documento ha un titolo, peccato che era completamente sballato, no? Per fortuna lo posso modificare, qui posso definire le proprietà, il nome, il titolo, il nome che non è il nome del file ma è il nome del documento, il titolo del documento, descrizioni, eventuali tag, adesso in questo caso uno può costruirsi una libreria di tags, quindi parole chiave che usa frequentemente, posso definire delle proprietà, anche qui c'è il properties, anche altre, e posso di fatto andare a editare i metadati. Poi a volte funziona, a volte non funziona, posso modificare direttamente il documento, oppure me lo scarico, poi lo carico la versione nuova, lo posso vedere in anteprima e cose di questo genere. E poi posso, soprattutto, poi condividere e modificare le persone che possono vedere, che possono collaborare su questo documento. Beh, in questo caso poi ho delle funzioni, micro funzioni sociali, smarcalo come preferito, like, dai un commento, che ovviamente ha senso se c'è un piccolo gruppo di lavoro, è un po' macchinoso, poi a volte ci sono degli errori, e, nel senso che non tutto è ben supportato, questa è la versione online gratis del,
e ho questa document library che di fatto mi gestisce un albero di documenti in cui posso salvare, editare e gestisce tutto il ciclo di vita di questi documenti. In questo caso, anche qui, viene gestito un workflow, solamente la parte di workflow relativa alle versioni, no? Non dei cicli più complessi. Sul motore di Alfresco si possono aggiungere, implementare le funzionalità in più, per cui nel momento in cui un documento viene salvato, allora passa l'approvazione di qualcun altro, cose di questo genere. Però, ad esempio, strumenti di questo genere ce ne sono parecchi e sono anche comodi da utilizzare in gruppi di lavoro. Adesso qui abbiamo visto l'interfaccia web, però è possibile, soprattutto se siete su una rete aziendale, su una internet, ve l'ho installata sulla vostra macchina e quindi Alfresco vi mette a disposizione delle cartelle di rete in cui salvare direttamente i file. Quindi l'operazione di conferimento di un nuovo documento oppure di visualizzazione di un documento non necessariamente deve passare dall'interfaccia web, ma aprite direttamente il file sul vostro PC e lo salvate e lui svolge l'operazione di caricamento, ovviamente andando a prendere i dati e i metadati che ci sono. Così come è possibile definire degli utenti. Ho creato un nuovo sito, in questo caso io, avendolo creato io, posso invitare nuove persone a far parte di questo gruppo e quindi condividere i documenti, dare visibilità su questi documenti, eccetera. E poi, per esempio, la funzionalità che c'è spesso, è un po' copiata anche dalle reti sociali, di avere una dashboard, un pannello di controllo in cui ti riassume le ultime cose state modificate, le ultime azioni, lo storico delle ultime azioni fatte, eccetera. Così nel momento in cui ti colleghi, vabbè, un conto ti dice ciò che hai fatto tu, che aiuta sempre, ma e soprattutto vedi ciò che hanno fatto gli altri nel frattempo, se ci sono stati nuovi aggiornamenti, puoi mettere un watch sui documenti che ti interessano, quindi ti notifica quando qualcuno ha modificato, aggiornato un documento. Funzioni di questo genere. Ha un minimo di funzionalità anche di gestione di task, quindi le cose da fare, i to-do, eccetera, che c'entrano abbastanza poco, sommato con la parte documentale, è stata integrata in questa versione, ma essenzialmente le funzionalità principali sono le persone, quindi definire i gruppi e definire i siti, cioè i contenitori di informazioni. Adesso lui ti crea automaticamente un primo contenitore che chiama la home, dentro il quale ci mette i suoi documenti, alcuni documenti di esempio, quindi se uno vuole giocare, li può vedere, ad esempio, i documenti di esempio, qui dice che sono stati creati da me, ma non è vero, perché li crea lui in automatico quando tu crei un account di prova. No? E quindi questo può essere utile se volete giocarci, provarlo, ci sono già i documenti, da cui, che so, questo qui è una presentazione. Poi a volte funziona, a volte non funziona, ti fa scaricare il PowerPoint, lo apre e cose di questo genere. Quindi sono strumenti document management, gestisce un repository di documenti, li salva, li storicizza, sai di chi sono, sai dove sono le versioni, sai chi ha modificato che cosa e poco più nella versione di base. Poi se tu lo integri con i processi aziendali, allora magari tu vai a integrarti, inserire dei trigger per cui quando uno salva un documento allora fai partire un processo che no, manda la mail o fa le richieste di approvazione, così questo genere. Quindi questi sono due prodotti relativamente semplici. Alfresco è molto più complicato di Joomla, anche se non sembra, perché dietro gestisce, anche a livello sistemistico è molto più complesso, proprio perché gestisce un framework in cui puoi fare veramente moltissime cose, anche abbastanza complesso da usare, da programmare. No? Questa che abbiamo visto sono solamente, diciamo così, sono le funzioni proprio di base, principali, quelle che ti offrono nella demo. Mentre invece sul discorso Joomla invece è molto più semplice, molto più basso livello, è molto più monotematico, non ti puoi costruire cose che siano molto diverse da quello che fa. Per darvi qualche esempio così facilmente, diciamo così, anche probabile, se voi andate su alfresco.com potete creare un account, vedere, magari anche creare un gruppo, condividere i documenti, vedere un po' queste logiche. Ha anche una parte di ricerca, adesso qui non è che abbia molto senso, se io cerco, che so, classification, spero che mi trovi, mi ha trovato le slide che parlavano di classificazione. Quindi nel frattempo, perché l'indicizzazione
non avviene in tempo reale, quindi se cerco qualche cosa immediatamente dopo che l'ho inserito non è detto che l'indicizzatore abbia già fatto tutto il suo lavoro, però in questo caso è andato a leggere, classification non era sicuramente scritto nel titolo, nel nome del file, la cartella, ma era andato a prenderlo leggendosi il contenuto del PowerPoint, estraendo il testo, in questo caso l'ha trovato. Quindi, ad esempio Joomla non ha fatto questa capacità di fare ricerca, potete ricercare solamente per titolo e basta, perché il suo scopo è un altro. Va bene, direi che questi due esempi, non riusciamo a fare un esempio di un sistema veramente enterprise, ma perché di solito sono sistemi custom, costruiti su misura, quindi è difficile trovare delle demo online o dei propri software che open source che facciano tutto. Va bene. Io oggi finisco un po' in anticipo, so che non vi dispiace, ci vediamo domani.